quelle che ci hai fatto Sì, vedere, nei insomma. primi, sì. Sì, No, ecco, solo tu una. scrivi il tratto normale. Ci sono dei caratteri tipo questo qui, per esempio. Ci sono dei punti dove è più spesso e dei punti dove è più sottile, ma quando lo scrivi con la penna non Non c'è c'è problema, bisogno. Lo non c'è scrivi problema. Ho normale, fai un tratto e basta. capito, si Sì. scrive sempre da sinistra a destra come facciamo noi. Sì. Fortunatamente hanno modificato, perché prima era dall'alto verso il basso. Però Quindi non, adesso ecco, è un e po' non più bisogna basso. fare i quadratini attorno al simbolo, all'ideogramma, basta che lo No, stacco un no, attimo. quello serve. Cioè, di solito chi sta imparando si compra o i quaderni a quadretti o proprio quelli con i quadrotti grossi e un carattere lo scrivi dentro a Ah, un ecco. quadrato. Quelli sono, perché più o meno devono essere tutti della stessa grandezza, no, i caratteri. Ah, ho capito. Per cui o si prende il quaderno apposta o si usano i quaderni a quadretti con i quadretti grandi, quelli delle elementari, per intenderci, Sì, giusto? esatto, quelli. Oppure anche i quadretti normali e magari decidi che un carattere lo fai grande, quattro Sì, quadretti. quattro. Sì, ho capito, ho capito. Va Sì. bene, ti ringrazio per i suggerimenti. Figurati. Adesso non Grazie. ne stiamo più facendo di caratteri perché sarebbero tantissimi, però tutti quelli che facciamo potete provare a scriverveli, Sì, tanto più o era una meno. mia curiosità per dire se li riconosco mentre facciamo le lezioni, riconosco qualcosa, magari Allora. poteva così, ma solo Eh sì. per il momento, solo quei pochi lì, se poi dopo. Almeno quelli delle prime, tipo Sì. io. Sì. Ok. Sì, quelle cose lì semplici. Va bene, grazie. Va bene. Allora, avevamo Ciao fatto a un po' tutti. di Scusate. sport. Ciao. Avevamo fatto gli sport Yundong, che vuol dire sport, e ne avevamo fatti sei. Paobu, correre, Da Lan Chiao, che sarebbe giocare a basket, Sambu, passeggiare. Quindi Paobu, Sanbu e Da Lan Chiao. Poi avevamo fatto Da Ping Pan Chiao, giocare a ping pong, Da Ping Pan Chiao. Yo Yong, nuotare. Union. Yo Yong. E Ti Zu Chiao. Ti Zu Chiao. Quindi Da Pin Pan Chiao. Yo Yong. E Ti Zu Chiao. Scusa Alice, ma questo ciao finale cosa vorrebbe dire? Vuol dire palla. Ah. Infatti c'è in molti sport, ritorna questo CO. E infatti perché ritorna sia nel ping pong che nel calcio. Sì, è la palla. Sì. E zu, per esempio, è il piede. Invece nell'altro, per esempio, lan CO, lan è canestro e CO è palla. Palla canestro. L'AN che cos'è? Il canestro, il Ah, cestino. canestro cestino, ok. E invece da giocare, noi lo traduciamo giocare, si usa per gli sport con le mani di solito, perché vuol dire colpire con le mani. Infatti da lan chiao e da pin pan chiao. Invece per il calcio, che si gioca con i piedi, c'è un altro verbo che è ti, che vuol dire calciare, dare un calcio. Di Zuccio. Anche se noi diciamo sempre giocare a, però uno sarebbe colpire con le mani, l'altro invece è calciare con i piedi. Poi dopo magari ne facciamo anche altri di sport. Ok, avevamo fatto questo dialogo. Sì. Vediamo, Ni Hui Bu Hui Ti Zu Qiao, Bu Hui Ti Dan Shi Wo Hui Kan, Ni Shi Qiu Mi Ma, Shi Wo Shi Luo Ma Dui De Qiu Mi, Wo Shi Mi Lan Dui De Qiu Mi. Allora,
Ni hui bu hui ti zu qiu. Sì, Che non so. sarebbe tu sei capace o non sei capace di giocare a calcio? Hui è un ausiliare, vuol dire saper fare qualcosa, essere capace di fare qualcosa. Infatti lui risponde: Bu hui ti, non sono capace di giocare. Qui, essendo una risposta, lui non ripete a calcio, dice solo ti, il verbo. Dan shi wo hui kan, ma, dan shi vuol dire ma, so. Guardare, lo so guardare. Nisce. Ni shi qiu mi ma, qiu mi fan, Tifoso. un tifoso, un fan del calcio, quindi sei un tifoso. Sure. Shi, perché nella domanda c'è il verbo essere, quindi nella risposta breve mette solo il verbo essere, sì, sarebbe. Wo shi luo ma dui de qiu mi. Sono un tifoso della squadra Roma, l'uomo Duei sarebbe la squadra della Roma. Duei è proprio squadra. Wash Milan Duei de Ciumi. E questo è uguale, io sono tifoso Della della squadra. squadra Milano. E qui, beh, questo l'avevamo già fatto più o meno, le cose nuove sono Huey. Il verbo ausiliare, poi Ciumi, tifoso, e Duei, squadra. Ciao, Lucio calcio. calcio, sì. Scusate. Le parole nuove sono Huey, essere capace, saper fare, Ti, calciare, Zu Ciao, calcio, Dan Shi, ma Ciu Mi, tifoso, Duei. Squadra da giocare con le Quindi Hui Ti Zu Ciao Dan Shi Ciu Mi Duei. più da Più o meno. Ci siamo fin qui. Ok, vado avanti. sì. Ah, qua c'è la spiegazione di Hui, ausiliare. Si usa per indicare una cosa che si è appresa, una competenza, qualcosa che si sa fare. Saper nuotare, saper andare in bicicletta, saper parlare cinese. Mette chiaramente prima del verbo. Qua vi ho scritto Wo Hui Qi Zi Xin Chi. Io so andare in bicicletta. Wo Hui Qi Zi Xin Chi. Poi la negativa, chiaramente davanti si mette il Bu. Ta Bu Hui Yo Yong. Lei non sa nuotare. L'interrogativa si può fare o con il ma alla fine oppure la solita formula sai o non sai, hui bu hui, tiao wu, sai o non sai ballare. Risposta si può usare l'ausiliare da solo. Quindi ni hui bu hui tiao wu, hui per dire sì, lo so fare. Bu hui, no, non lo so fare. Quindi, wo hui qi zi xin chi, ta bu hui you yong, ni hui bu hui tiao wu. Wei da jiao wu, wei bu wei. Hui bu hui. E niente, bisogna solo ricordarsi che questo hui significa saper fare, quindi non sapere in generale, ma proprio saper fare qualcosa, e si mette prima del verbo. Poi ne vedremo anche altri di ausiliari, volere, potere, un po' tutti. Ok, questo è il secondo dialogo.
Nimen chan chan zuo shema yundong. Wo chang ti zu qiu. Wo xi huan you yong. Min jian wo men yi qi qu kan zu qiu bi sai hao ma? Xing. Wo xiang kan bi sai. Wo bu xiang qu. Nimen qu ba. Allora. Nimen chan chan zuo shema yundong. Questo lo capite da soli, sono tutte parole che abbiamo fatto. Voi spesso fate quale sport? Sport? Quindi quale sport fate di solito? Quale sport fate più spesso? Wo chang ti zu qiu. Io spesso gioco a calcio. Calcio. Vedete che chang si può usare da solo o anche raddoppiato, è uguale. Chang oppure chan chan. Vuol dire spesso, è differente. Wo xi huan you yong. A me piace nuotare. Nuotare. Min tian wo men. Min tian wo men yi qi qu kan zu qiu bi sai hao ma? Domani noi insieme, i qi vuol dire insieme, andiamo a vedere una partita di calcio. Zu qiu bi sai. Insieme. Insieme i qi. Bisai cosa vuol dire partita? Bisai vuol dire partita, sì. Partita, gara, si usa per tanti, okay, per tante situazioni. Zu qiu bisai, partita di calcio. Zu qiu bisai. Aoma, viva. Aoma, va bene, viva. Avete voglia, va bene. Xing, xing vuol dire va bene. Un altro modo per dire va bene, si può dire hao oppure si può dire xing. Wo xiang, quindi xing, wo xiang kan bi sai. Xiang vuol dire vorrei, io vorrei vedere una partita, mi piacerebbe vedere una partita. Kan bi sai. Quindi ritorna il kan, del vedere il kan. Di vedere la TV, vedere il film, sì sì, sempre quello. Vedere, anche leggere vuol dire kan. Sì. Wo xian kan bi sai, vorrei vedere una partita. Wo bu xian qu, io non voglio andare, sempre lo stesso xian, avere voglia di far qualcosa, volere. Wo bu xian qu, io non ci voglio andare. Ni men qu ba, andate voi. Voi andate, con il ba che è un'esortazione, un invito. Quindi, ni men chan chan zuo shema yundong, wo chang ti zu qiu, wo xi huan you yong. Min jian wo men yi qi qu kan zu qiu bi sai, hao ma? Xing, wo xiang kan bi sai. Wo bu xiang qu, ni men qu ba. Bye. Qua di nuovo c'è i ci, che vuol dire insieme, bisai, la partita forse non l'avevamo ancora fatta, e poi xin, che vuol dire va bene, e xiang, che vuol dire volere, aver voglia di fare qualcosa. Vabbè, yundong, sport, youyong, nuotare, poi i ci, insieme. Di sai, partita, xing, xiang. Insieme i ci? I ci, sì. I ci. Yun dong, you yong. I ci, di sai, xing e xiang. Sì.
E dopo ci sarà la spiegazione su Xi'an, che è l'altro ausiliare che c'è in questi dialoghi, che vuol dire desiderare, aver voglia di fare qualcosa. Quindi volere, però volere non nel senso di un progetto, no? Voglio andare al mare nel senso che l'ho già programmato e ho intenzione di farlo, ma più un desiderio, mi piacerebbe, vorrei, ci sto pensando. O Xi'an, Kan Dianing, mi piacerebbe guardare un film. Ni Nissi. Xian Chu Sambuma, qua è proprio un invito. Vorresti andare a passeggiare? Hai voglia di andare a fare una passeggiata? Ni Xian Chu Sambuma. Men Xian Bu Xian Da Lan Qiu. Ah, qua l'avrò modificato, ma è diverso il pinyin rispetto ai caratteri. Sarebbe Nimen Xian. Adesso non lo vedete più, immagino. No, vediamo te. Lo rimetto. Eccolo. Il pinyin era diverso dai caratteri. Così è giusto. Nimen Xian Bu Xian Da Lan Qiu. Volete o non volete giocare a basket? Volete giocare a basket? Quindi Sì, per Xiang. Ah, Xian bisogna Bu Xian. correggere anche questo. Sì, il pinyin era diverso in questa frase. Perché qua c'è scritto Xian Bu Xian. Volete o non volete? La E quindi solita sono. forma interrogativa con il Esatto. verbo. Esatto, per chiedere a qualcuno se vuole fare qualcosa si può dire Ni Xian Da Lan Qiu Ma oppure Ni Xian Bu Xian Da Lan Qiu. Hai voglia o non hai voglia? Questo si può usare con tutti i verbi servili, quindi come prima Hui anche con Xian si può usare. E la risposta sarà sempre Xian per dire sì, ne ho voglia, Bu Xian no, non ne ho voglia. Risposta breve. Ok. C'è qualche esercizio, sì. Allora, qua è un po' un ripasso degli sport. Nuotare, passeggiare, giocare a ping pong. Allora, nuotare, vediamo un po' se ci ricordiamo. Yu-Yong. Yo-yong. Esatto. Poi passeggiare. Sambu. Sambu. Giocare a ping Ma pong. si deve dire bu o u? Sambu. Con la B di Bologna, ma non esplosiva. È abbastanza esplosiva. Ah. Deve essere un po' pu, sembra quasi una P a volte. Sambu. Sambu. Sì. Poi ping pong. Da ping pong Da ciao. ping pong go. Da ping pong ciao. Ciao. Ma no, è andato troppo avanti. Lo vedete? Sì. Ok. Eccolo. Da ping pong ciao. E l'ultimo, chiaramente, giocare a calcio. Ti giù ciao. Ciao. Ti giù ciao. Ok, qua vi avevo scritto una piccola guida sugli sport perché avete visto che ci sono verbi diversi che si devono usare con sport diversi, quindi per esempio con il ping pong da, con il calcio ti. Vediamo un po' alcuni sport e che verbi bisogna usare prima per dire giocare a. Ogni sport ha un verbo specifico. Per tutti gli sport con le mani di solito si usa da, che vuol dire proprio colpire. Da ping pong. Da ping pong ciao, giocare a ping pong. Tutti questi sport con le racchette di solito si usa da. Da lan ciao, giocare a basket.
Da Wang Qiao, giocare a tennis. Infatti Wang vuol dire rete, questo carattere qua che sembra proprio una rete. Infatti qua ritorna alla rete. Che è quello di Shan Wang, a navigare in rete, navigare in internet. Poi c'è Da Pai Qiao, pallavolo. E poi vi ho messo Da Chuan Ji, che è la box. Perché effettivamente anche lì dai sì, pugni con le mani. Yin Pan Qiao, Lan Qiao, Wan Qiao, Pai Qiao e Quan Ji. E poi, non so, il volano, tutti gli altri sport con le mani. Okay, pronunci la box, scusa, Lici? Chuan Ji. Chuan Ji. Sì, Chuan Ji. Chuan Ji. Poi se ci vengono in mente degli altri sport li possiamo aggiungere. Ok, poi dopo vi ho messo gli sport dove si calcia. Io ho messo soltanto il calcio perché non mi sono venuti in mente altri dove si usano i piedi. Ti vuol dire proprio dare un calcio e quindi ti zu ci ou, giocare a calcio. Poi ho messo ci che è cavalcare. Va bene. E ci si usa per andare a cavallo, quindi ci ma andare a cavallo, cavalcare il cavallo, ci ma. Quindi fare equitazione. Però in realtà ci si usa anche per tutti gli sport dove si inforca, per esempio la bicicletta o la moto. Infatti ci zhe xin che, andare in bicicletta, cavalcare la bicicletta. Ci zhe xin che. Questo è un po' difficile da pronunciare. Jixin she. Cioè, è solo bicicletta? Vuol dire sì. Solo bicicletta? Vuol dire solo bicicletta. Sì. Zhin che. Questo che lo troverete in tutti in molti veicoli. È proprio veicolo. Che, quindi zhin che, bicicletta. Ci zhin che, andare in bicicletta. Ci. Zhe xin che. Una bella parola complicata, bicicletta. È il veicolo che ti guidi da solo, sarebbe il veicolo che fai andare da solo. Zhe xin che. Esatto, zhe xin che. Quindi ci zhe xin che, andare in bicicletta. E poi ho messo anche ci mo tuo che, che questa è proprio presa, hanno fatto un calco dall'inglese, insomma dalle lingue europee, moto, mo tuo che. Mo tuo che. Ci hanno messo sempre alla fine questo ch che è il mezzo di trasporto. Moto ch, la motocicletta. Cavalcare la motocicletta. Ci moto ch. Quindi ci ma. Ci zhe xin che e ci mo tuo che. Sport.
Ok. L'ultimo verbo che vi ho messo è lien, che si usa per gli sport, diciamo gli esercizi a corpo libero, vuol dire fare esercizio in generale, muoversi. Quindi si usa per esempio per lo yoga, lien yujia, Yujia. yoga, yujia, Yeah. lien yujia, fare yoga. Lien wushu, wushu sono le arti marziali in generale, wushu. Lien Wushu. E quindi tutte le arti marziali, io per esempio ho messo il judo, Lien Rou Dao. Rou Dao. Quindi potete dire per esempio, Wo Arzi Xihuan Lien Rou Dao. Mio figlio ama fare judo. Wo ge ge qian qian zuo, oppure qian qian lian wushu. Spesso mio fratello fa arti marziali. Poi ho messo lian ti chao, che è la ginnastica. Lian ti chao, ti chao. Ti chao, per esempio, wo si huan lian ti chao. Questa ci si pronuncia tipo ts, come se fosse una z, quindi ti chao. Poi l'ultimo che ho messo, questo è importante, shen ti. Shen ti vuol dire corpo, letteralmente. Quindi lien shen ti vuol dire muovere il corpo e quindi fare esercizio in generale. Shen ti. Lien shen ti, muovere il corpo, fare esercizio fisico. Quindi, per esempio, Wo min tian qu gong yuan lian shen ti. Domani vado al gong yuan, al parco, lian shen ti, a fare esercizio Fisico. fisico. Quindi lian yu jia wushu rou dao ti cao e shen ti. Così abbiamo fatto un po' di sport. Sì, tanti. Ma fare la ginnastica normale sarebbe Shen Ti? Sì, Lien Shen Ti, sì, va bene. Perché l'altra sarebbe Tikao, la ginnastica artistica? Sì, Ti Chao è più la ginnastica artistica, Shen Ti è più in generale, muoversi, fare. Se dici in generale vado ad allenarmi, vado a fare un po' di movimento, Lien Shen Ti. Ok. Oh, poi mi pare che ho messo degli esercizi. Sì. Completa le frasi con queste tre parole e poi dopo ci sono le risposte, le domande da collegare, le risposte da collegare. Allora, qua abbiamo chu, xian bu xian e i chi chu, quindi andare, vuoi o non vuoi, e ICCU andare insieme. Vediamo un po', abbiamo la 1, woman, talan chou, hao ma? Ichi chu, no, ICCU, chu,
Vanno bene tutte e due, io metterei i cicciu, così noi andiamo insieme a da Lancio a giocare a, a pallacanestro, va bene? Va bene. Wo chu xiao chan pao bu, ni ma? Ni chu? Ni chu ma? Che sarebbe, io vado al parco, anzi al, al campo sportivo, pao bu, a correre. Mi ciuma. Ci, ci vai, tu anche ci vai? Esatto, in italiano diremmo vieni anche tu, ma in cinese si usa ciu perché tutte e due andiamo in un punto che è lontano, no? Andare, vai anche tu. Vai anche tu. Mintian ni lai wo jia wan you xi. Mintian, domani. Domani. Wo xiang. Mi piacerebbe. Ti piacerebbe? A casa mia per giocare ai giochi. Esatto. Ai videogiochi. Sì. Venire a casa mia. Venire a casa mia per giocare con i videogiochi. Sì. Xiang bu xiang lai wo jia wan you xi. Ok. E dopo ci sono le risposte, dobbiamo collegare le domande alle risposte. Vabbè, la 1 era uomini ci ci da lan ci o hao ma? Andiamo insieme a giocare a basket, va bene? Va bene. Dobbiamo scegliere la risposta. La 1? La 1. Sì. Da lan ci o. Bu xin, wo bu hui da lan ci o. E significa? No, non va bene, io... Non sono capace? Non sono capace. Di esatto. Giocare a basket. Di giocare a basket, sì, questa era la 1. Poi la 2 era... Wo chu chao chan pao bu, ni chu ma? La 3. La 3. Bu xin, wo bu zai sui xiao. Che vuol dire... No. No. Mi va bene. Wo bu zai sui xiao. No. Vado a scuola. Non sono a scuola. Ah, io non sono a scuola. Perché lui evidentemente parlava del campo sportivo della scuola. E quindi ha detto no, non sono, magari stavano sentendo al telefono e lui ha detto no, non sono a scuola. E la 3, min tien ni xiang bu xiang lai wo jia wan you xi. Chiaramente è la 2 che dice xin min tien jian. Questo non l'abbiamo mai fatto, min tien jian. Allora, domani jian, jian è lo stesso di zai jian, quello di arrivederci. E qui, siccome c'è domani, significa ci vediamo domani. Invece di dire arrivederci, dice a domani. Jian vuol dire proprio vedere. Quindi se tu dici zai jian, significa ci rivediamo, no? Come arrivederci. Sì. Invece se dici min tien jian, proprio ci vediamo domani. A domani, è un saluto. Puoi anche dire ci vediamo alle 3, ci vediamo dopodomani, ci vediamo mercoledì. Prima di questo gen metti, metti quando. In tien gen, a domani. Ok. Allora, dopo abbiamo questo esercizio qui, che l'ho, che questo preso dal libro. C'è questa Aima, questa Emma, e ci sono gli sport che sa fare, uno sport che non sa, che sa fare e uno sport che non sa fare, Hui e Bu Hui. E dobbiamo rispondere alle domande, facile. Aima, Hui, Yu, Yomma. Hui. Hui, sì. Perché la, la seconda foto? Qua vi ho messo sia la risposta lunga che la risposta breve. Quindi ta, hui, yo, yong, oppure soltanto hui. Hui. Ma, hui, bu, hui, ti, zu, ciò. Bu, hui, ti, zu, ciò. La foto c'è.
Però sopra c'è, vedi che ci sono questi due, il verde e il rosso. Sono dei ragazzi. Questo lo sa fare, scusate, questo lo sa fare, il verde è sì e il rosso è no. Questo è Huey e questo è Bu Huey. Bu Huey. Bu Huey, esatto. Aima Bu Huey Ti Zhu Qiao. Oppure solo Bu Huey. Bu Huey. E dopo c'è i Fei, che è uguale, però al contrario. Qua hanno messo il calcio verde e il nuoto rosso. Quindi, i Fei, Huey Ti Zhu Qiao Ma. Huey. Huey Ta Huey Ti Zhu Qiao. I Fei, Huey Bu Huey Yo Yong. Bu Huey. Bu Huey. Ta Bu Huey Yo Yong. Ta Bu Huey Yo Yong. Yo Yong. Ok, vabbè, questo qui era proprio per ripetere Huey Bu Huey, è capace o non è capace. Qua abbiamo invece frasi da mettere a posto. La 1 abbiamo Dou Ti Zhu Qiao Woman Huey. Woman Dou Huey Ti Zhu Qiao. Che significa noi siamo tutti capaci di giocare a calcio. Esatto, siamo tutti capaci di giocare a calcio. Dou si mette sempre dopo il soggetto, quindi dou quei e poi dou quei ti zu ciao. Prima il dou e poi tutti i verbi. Il verbo wei ti zu ciao. Sì. Ok, poi abbiamo Chu, Wo, Chao Chang, Bu, Da Lan Xiao, Xiang e Min Tian. Min Tian, Wo, Bu Chu, no, Bu Xiang, 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 Bu Chu, Chao Chang, Da Lan Xiao. Il Bu lo mettiamo prima, Bu Xiang Chu, Bu Xiang, non desidero andare. Esatto, non desidero andare. Non desidero andare. Al campo. Al campo a giocare a... Lancio, a basket. A basket, esatto. Wo Min Tian, oppure Min Tian Wo, è uguale. Bu Xiang Chu, Cao Chang. Da Lancio, non voglio andare al campo a giocare a basket. Sì, chiaramente il Bu va davanti a Xiang perché non voglio andare. Bu Xiang, Wo Min Tian, Bu Xiang, Ku, Chu, Lancio. Da Lancio, sì. Poi la 3 abbiamo Dou Shu Bu Qiu Mi Tamen Luo Ma Dui e D. Tamen. Tamen Dou. Tamen Dou Shu Bu Shu Luo Ma Dui D Qiu Mi. Esatto, Tamen Dou Bu Shu Luo Ma Dui De Qiu Mi. Loro tutti sono Non sono tifosi della Roma. Esatto. L'ultimo, Wo Zuo Yun Dong He Yi Qi Yi Fei Chan Chan. Wo He Yi Fei. Esatto, Wo He Yi Fei. Yi Qi. Yi Qi o Yi Qi Chan Chan. Questo è il dubbio. Chan, non l'abbiamo fatta, cioè non l'abbiamo mai fatta una frase così, in effetti. No. Chan Chan Zuo Yun Dong. Chan Chan Yi Qi Zuo Yun Dong. Qua non c'è un motivo per cui se si mette così e basta. Prima si mette Chan Chan e poi si mette Yi Qi. E poi si mette il verbo.
Io e Fei spesso insieme andiamo, no, noi facciamo nuoto? Facciamo sport. Facciamo sport, sì. Facciamo sport, sì. Infatti, dopo, se non sbaglio, vi ho messo un po' di frasi con questo IC per capire come funziona questo complemento di compagnia. Perché se ci sono due persone, per esempio io e te, insieme, wo he ni i qi. La persona A, he, persona B, i qi, e poi il verbo. Come quella di prima. Wo he ma ke i qi zuo yun dong. E fin qui. Ok. Tutto chiaro, si fa l'elenco, questo serve per fare l'elenco, no? È una e congiunzione per fare anche un elenco, io e Marco e Luca e insieme, i, ci e poi i verbi. Wok, mak, i, ci, zuo, yun, don. Esatto, il bu si mette prima se voglio fare la negazione, quindi io... Bu he ma ke yi qi zuo yun dong. Io non faccio sport insieme a Marco. Cioè, io non con Marco insieme facciamo sport, faccio sport. Oh santo, qui si complica. Qua si complica. Se invece metto il bu dopo, per esempio, wo he ma ke yi qi bu zuo yun dong, qua sto negando il verbo. Quindi insieme non facciamo sport. Non facciamo sport, facciamo qualcos'altro, però siamo io e lui insieme. Tutte e due non facciamo sport. Sì, c'è un po' una differenza, si possono fare tutte e due queste frasi. In quella precedente vuol dire che io non faccio sport insieme a Marco, esatto. Però lo faccio magari insieme a Luca. Esatto, la negazione quello lì è di con Marco, invece nella seconda sto negando che facciamo sport. Non facciamo sport, facciamo altro. Sì. Si possono fare tutte e due, il bus si può mettere in tutte e due le posizioni, vogliono dire cose diverse. Appunto, però cambia il significato. Sì, cambia il significato. Ma invece zuo si può usare anche lian? Lian, con yun dong, di solito si usa zuo, che è più generico. Ok. Sì. Okay. Ok, e questo era... Poi cominciamo ad aggiungere altri pezzettini nella frase. Visto che abbiamo fatto un po' di avverbi, ce li mettiamo dentro. Per esempio, chan chan si mette prima di ci. Gli avverbi di frequenza, spesso, qualche volta, mai, così. Wo he ma ke chan chan yi qi zuo yun dong. Io e Marco spesso insieme facciamo sport. Questa è quella più strana, perché non si capisce perché Chan Chan debba andare prima di C, però è così. Infatti, oppure... mettere prima i C dopo il nome delle persone. Invece Chan Chan. I C tende a metterlo più vicino al verbo. Insieme facciamo sport. Invece qua ve ne ho messo una con il Dou. Chiaramente se metto Dou... Non metto anche i ci, perché io e Marco entrambi facciamo sport, o entrambi insieme. Entrambi spesso facciamo sport, posso dire. Wok, mak, dou, tutti e due, chan chan zuo yun dong. La particolarità di dou è che va subito dopo il soggetto. Wok, mak, dou, chan chan zuo yun dong. Se volessi dire che tutti e due facciamo sport spesso insieme, dovrei aggiungere dopo Chan Chan i C. Sì, un po' ridondante, però sì. Andrebbe dopo Chan Chan. Ok.
quindi wo he mak chan chan yi qi zuo yun dong, oppure wo he mak dou chan chan zuo yun dong. Ok, poi qua vi ho aggiunto il luogo al campo sportivo. Dove Zai Zhao Chan Zuo Yun Dong. Prima del verbo ci mettiamo il luogo. Quindi questo resta sempre prima del verbo. Sì. Quindi mettendo dentro tutto, alla fine ne possiamo fare una così. Io e Marco spesso insieme al campo sportivo facciamo sport. Prima la frequenza, poi insieme e poi dove. La cosa importante comunque è sempre mettere il verbo alla fine di tutti questi... Oh, scusate, torno indietro. Poi vabbè, se ci si confonde, se dice prima ichi, chan, chan, non è così grave. L'importante è metterli prima del verbo. Perché sono tutti avverbi o complementi. Ho scritto preposizione, ma complementi. Ici zai zao chan zuo yun dong. Poi vi ho aggiunto, ne ho fatta una anche con il tempo. Perché il tempo di solito in frasi così lunghe per comodità lo mettiamo all'inizio. Mintian wo he Mark yi qi zai zao chan zuo yun dong. Domani io e Marco insieme al campo facciamo sport. Quindi l'avverbio di tempo si può mettere a inizio frase come noi in italiano, domani facciamo. Esatto. Sì, di solito si mette subito primo, subito dopo il soggetto. Quindi io domani vado, oppure domani io vado. Anche uo min tien? Sì, sì, anche uo min tien. Uo mak min tien andrebbe bene? Sì, sì. Qua secondo me suonava meglio così, perché si capisce meglio. Però sì, uo mak min tien andrebbe bene. E l'ultimo che vi ho messo è xiang, quindi sì, il verbo servile, vorrei. Con, qua ho messo ni, ma in realtà era sempre mak, ma è uguale, andare insieme a fare sport. Xiang, il verbo servire si mette prima di h, io vorrei con Marco fare sport, con Marco insieme fare sport. Qua ve lo modifico. Che se no non si capisce. È perché qui c'è e tu. Infatti ho visto. Quindi mettiamo ma che. Così è uguale. Perché anche nei caratteri c'è Marco. Vorrei con Marco, quindi io vorrei con Marco insieme fare sport. Wo xiang he mak yi qi zuo yun dong. Il verbo servire, servile, si mette prima di he. Okay. Vuol dire vorrei, potrei, dovrei, devo, posso, si mette prima di he. Qua ve l'ho fatta come domanda. Ni xiang he wo yi qi zuo yun dong ma?
tu vorresti con me insieme fare sport? Insieme a me, tu vorresti insieme a me zoyundoma? E chiaramente si può fare anche con xiang bu xiang. Ni xiang bu xiang he wo yi qi zuo yun dong ma? Ni xiang bu xiang yi qi. Ma questo è abbastanza complicato, è abbastanza difficile con questo yi qi insieme. È vero. È la inusuale. Almeno sì, per perché italiano. Con me insieme, noi non lo diciamo così in italiano. Mm. Però sì. Io sarebbe tu e me insieme, no? Tu vorresti e me insieme a me insieme. Però c'è quel verbo ausiliare che vi ha messo subito dopo il primo soggetto, sì, praticamente, esatto. Prima dell'IC. Perché è il soggetto che desidera. Insieme, tu vorresti... Vorresti o non vorresti insieme a me fare sport? Sì. Ok, come spiegazione la fermo qui, sennò si scoppia la testa. Abbiamo fatto un sacco di esempi con questi sì. C. Sì, infatti. So, magari facciamo qualche esercizio. Allora, lo vedete voi, vero? Perché a volte... No. Per ora sì. Per ora sì, ok. Speriamo. Allora, ripassiamo gli hobby. Qua ci sono un po' di passatempi, usare il computer, nuotare. Io non lo vedo. Scusa. Non lo vedi? Adesso provo a uscire e lo rimetto. Ecco. Adesso sì. Adesso sì. E anche adesso sì. Sì. Ok. Allora, vediamo un po'. Da Lan Chiou. E? Giocare a calcio. Sì, giocare a basket. Sì. Ah, basket. Qui me lo dimentico sempre. Poi Chang. Cantare una canzone. Cantare. Esatto, cantare. Cantare una canzone. Poi abbiamo Yong. Yong. Nuotare. Nuotare. Ti zu qiu. Calcio. Calcio. E? Shang wang. Navigare in rete, ah? Navigare in rete, sì. E poi cambi sai. E guardare una partita. Guardare una partita. F. Cambi sai. Shang wang. La rimetto. Eccola qua. Da Lan Chiou, Chang, Yu Yong, Ti Zu Qiu, Shang Wang e Kan Bi Sai. Ok, qua abbiamo cinque frasi da collegare alle immagini. Allora le leggo. Ge ge shi luo ma dui de qiu mi. Min tian ta he ba ba yi qi qu kan zu qiu bi sai. Che vuol dire? Mio fratello è tifoso della squadra Roma. Squadra Roma. Domani, lui e papà insieme vanno a vedere la partita. Vanno a vedere la partita, esatto. Esatto. Quindi questa sarà la E. E. Sì. Wo bu hui da ping pong qiu, ni hui ma? Io non sono capace di giocare a ping pong. Ni hui ma? E tu? Tu sei capace? Sei capace? Di? Di. Poi, jie jie chan chan chu zuo yun dong, ta xi huan you yong. Mia sorella spesso va a fare sport. Fare sport. A lei piace nuotare? A lei piace nuotare.
我的水兄常常一起去操场打篮球。 水兄。 Sui Sean, vi ricordate i miei studenti? I miei studenti, spesso insieme vanno al campo sportivo da Lanciò a giocare a basket. A giocare a basket, esatto. La quindi la C. Ok, l'ultima abbiamo Wo he jie jie chan chan yi qi qu pao bu. Mia sorella. Io e mia sorella. Spesso insieme. Cioè andiamo a correre. Andiamo a correre. Esatto. Bravo. Ok. Domande? Ci fermiamo qui. Sì, forse meglio. Abbiamo fatto un bel po' di cose. Sì. Poi la prossima volta finiamo gli esercizi, ce ne sono ancora tre. Ok, abbiamo buttato dentro un bel po' di vocaboli. Un bel po' di C. Insieme, insieme con, tutto così. Sempre da sola, basta. Infatti. Va bene. Arrivederci a tutti, okay. Grazie. Ciao. Grazie, Alice. Grazie, arrivederci. Buonasera. Fine settimana. Ciao, grazie. Grazie. Ok. Ciao a tutti. Ciao, ciao, Evelina, ciao. Ciao, Rossana.